Anche quest'anno la provincia di Milano sostiene Invito a Teatro, non solo a Milano ma anche in provincia, dove, visto il successo della scorsa edizione, è stata raddoppiata l'offerta culturale. Invito a Teatro a Milano è una manifestazione giunta ormai alla 34esima edizione, 17 teatri partecipano, la provincia favorisce attraverso l'accordo con questi comuni la partecipazione agli spettacoli teatrali a costi notevolmente ridotti, con 75 euro si assiste a 8 spettacoli, ma si ha diritto anche al 30% sugli ulteriori spettacoli che il teatro stesso promuove. Dall'anno scorso abbiamo attivato la stagione teatrale anche in provincia, l'anno scorso 10 comuni, quest'anno 19, l'anno scorso 18 compagnie teatrali di produzione, quest'anno 32, l'anno scorso 18 spettacoli, quest'anno 36, cioè abbiamo praticamente raddoppiato i numeri. Una stagione vera, in modo tale che il cittadino che non può venire a Milano o non vuole o non ha voglia si trova alla stessa manifestazione con i teatri della provincia. Promuoviamo i territori, promuoviamo le compagnie teatrali della provincia e favoriamo la partecipazione. Beh, io suggerisco intanto di rendersi conto di che cos'è la realtà produttiva di Milano e dei teatri che sono nell'area di Milano, quindi della provincia, per accorgersi di quale vitalità c'è. Non esistono solamente le grandi istituzioni, ma esiste davvero un terreno permeato di amore per il teatro. Siamo felici, dopo 34 anni, di essere presenti con 4 titoli, Blondi, un testo di Sgorbani, una rivisitazione di Natale in casa a Cupiello di Fausto Russo Lesi, Il Panico, che è la produzione principale di Spregheber, firmato da Ronconi, e lo cito per ultimo, ma credo sia significativo, l'Odissea, coprodotto col Teatro d'Atene con la regia di Bob Wilson, che è l'Odissea.